Buongiorno, Dix. Ciao, Sam. Hai rovesciato un pacco di cereali? No, sto facendo le pulizie di primavera. Merci? E Kenzie lo sa? No, ma visto che le nostre pulizie di casa sono state un successo, ho deciso di passare all'ufficio. Quindi stai cercando di correggere la tua ragazza? No, io non provo a correggere nessuno. Ah, non puoi cambiare una persona, puoi cambiare solo te stesso, devi accettarla e basta. Questa non me la bevo, se hai un amico che diventa schiavo dell'eroina, che fai, lo accetti e basta? No, se gli vuoi bene, se ci tieni davvero a lui, cerchi di intervenire. Oh, quindi il tuo è un intervento? Qualcosa del genere, visto che Kenzie è una disordinata cronica, una dipendente dal caos. Dimmi, Dix, conosci la preghiera della serenità? Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Amen, fratello. Dilla tutta, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza di conoscere la differenza. Oh, quindi tu saresti un saggio? Dico solo che conosco la differenza. Adorerà la sua scrivania, credimi. Parli del diavolo e... Dix, che diavolo... Sul serio? Cos'è quella faccia? Ammira la tua sfavillante scrivania. Da buttare, da esaminare, etichette, matite, posta in arrivo, tutto in ordine. Non riuscirò più a trovare niente ora. Che dici? Ora finalmente riuscirai a trovare tutto. Conosci il detto la pulizia è vicina al divino? A volte la pulizia è vicina all'impossibile. Ho cercato di avvertirlo. Puoi smetterla, per favore? Non è necessario, ok? Oh, non è un bel rumore. Spero che tu abbia la garanzia per quello. Oh, no. Oh, no. Cosa? No. Il distintivo di tiratore esperto di mio padre, Dix. Del corpo dei Marines? Sì. Davvero notevole. Avevo deciso di farlo incorniciare. Perché hai lasciato una cosa così importante sulla tua scrivania? Perché hai messo a suo quadro la mia scrivania? Ti servirà un cacciavite, Dix. Forse anche una terapia di coppia. Su, tiralo fuori, per favore. Oh, cavolo. Davvero una bella mossa, testa di rapa. No. Vedi? Tutto a posto? Non vedevo una tempesta di sabbia come questa dal 2009 a Fallujah. Sarebbe un vero peccato se la polvere avesse rovinato il nuovo guardaroba. E i vestiti? Andiamo sotto copertura a un matrimonio? Un funerale? Per le prossime 48 ore siete assegnati a un USP. Operazione di sicurezza personale? Precisamente. Non è esattamente il nostro lavoro. Sicura che sia questo il miglior uso delle risorse? Ti voglio bene, Etty, ma noi siamo più di semplici guardaspalle. C'è un ufficio apposito per le operazioni di protezione. Non possono gestirlo da soli. Serve la collaborazione di tutti. Il comandante della flotta del Pacifico sta arrivando in città. Il comandante ha un responsabile per la sicurezza. Perché vuole noi? Alti ufficiali della Marina di 9 paesi asiatici alleati arriveranno per discutere del Mar della Cina. Le nuove isole artificiali? Esatto. I paesi interessati includono il Giappone, l'Indonesia, la Corea del Sud e l'Australia. Noi parteciperemo alla protezione delle autorità. Meglio che vi cambiate. Il comandante sta arrivando. Domanda veloce, ci daranno quei microfoni che usano tutti? Sapete, bambù diretto a est, falco della notte in arrivo al boschetto. Dite che ce li daranno? No? D'accordo. Signor Dix, guardi la sua scrivania, è un vero disastro. Prenda esempio dalla signorina Bly e metta un po' d'ordine. Ricevuto.